Cari amici, benvenuti a Greenland. Allora, una bellissima giornata di sole, non c'è vento, però dobbiamo stare molto coperti perché il freddo prende. Andiamo! Gennaro Gelmini, eccolo. Noi, io, Gennaro Gelmini e youtuber Mauri, capitano Barbadura. Ciao a tutti! Eccoci qua! Siamo arrivati qui col navigatore perché ci stavamo perdendo, quella lì è... Vediamo un po', facciamo un po' uno zoom. Sì. Già io... si vedono le giostre. Sì, là in fondo sono le giostre, però questa è tutta la campagna che vedete. Noi siamo arrivati da là. Sì, siamo arrivati da là. In via Giotto. Cari amici, finisce la strada asfaltata. E inizia il sentiero. Continuiamo verso Greenland, la città di Greenland, la città satellite di Limbiate. Gennaro Gelmini e youtuber Mauri, capitano Barbadura, sono qui per tutti gli amici a far vedere Greenland, una città del divertimento, un grande Luna Park, una città del divertimento dagli anni 60, 70, 80. Oggi naturalmente tutto passa, tutto scorre ed è... vedremo ciò che rimane. Ciò che rimane del divertimento. Greenland ci attende. Cari amici, siamo in viaggio per Greenland, sulla strada per Greenland, Greenland di Limbiate, il grande parco divertimenti di Limbiate. Gennaro Gelmini e youtuber Mauri, capitano Barbadura. Eccoci qua! Anche oggi, diciamola pure, già ci va bene perché a dicembre già avremmo dovuto vedere la neve o una nebbia pazzesca. Oggi a Milano, perché io transito per Milano da Varese, c'era una nebbia incredibile. Se riuscirò nel video metterò un po' di nebbia di Milano. E adesso siamo a Greenland. Il grande parco giochi dagli anni 60 fino agli anni 80, 90, bellissimo parco giochi, chiuso all'inizio degli anni 90. Che no, chiuso all'inizio del 2002. Del 2002. 2003, 2004, in quel zone. I primi anni 2000. Situazioni, praticamente un trenino ebbe un incidente con... così, e quindi chiusero poi il parco perché videro che c'erano delle carenze nel parco, nel parco divertimenti. Però naturalmente noi con che ottica veniamo qua a far vedere le cose che furono e non sono più. Ah, come a Marcord, ma anche come speranza di recupero del posto. Esatto, la speranza di recupero. La speranza di recupero, quindi noi l'ottica è questa. Il recupero. Naturalmente oggi poi suona anche la banda Bella banda Pianta, no, la banda musicale Bella Pianta. Bella Pianta. Quindi noi saremo anche per la banda musicale. Sì, ecco. Io spero che... Salutiamo tutti quanti e... Ah, bene, bene, la registrazione sta venendo. Oh, c'è il cane. Avevo messo delle pile nuove. Queste le parti tecniche, i nostri amici possono non conoscerle. Ho messo delle pile nuove, ma non le avevo assolutamente testate come qualità, no, io, se potessero funzionare. Verità, io c'ho soltanto questo cellulare qui. E invece sembra... Perché la videocamera, siccome avevo visto la nebbia, sta registrando, no? Sì, però non so quanto inquadra. Non avevo garanzie che... Memore da quella volta lì che quando pioveva è venuto fuori un video, spero adesso con questo cellulare qui di 13 megapixel. Speriamo, sì, quando uno è sicuro di fare video bene,
poi li vedi a casa sul computer, sono sgranati, sono cose pazzesche. Non abbiamo le tecnologie che hanno gli altri, ma comunque cerchiamo di far vedere almeno in qualcosa. In effetti bisognerebbe abbiamo molte invece difficoltà, ma... Ma fa niente, sistemiamo col computer a farvelo vedere molto bene. Ci avviciniamo a Greenland. Amici, le montagne russe di Greenland. Adesso, cari amici, che sto guardando i vari filmati e sto elaborando i filmati, mi accorgo della nostra contentezza perché tornavamo a Greenland. Guardate la nostra contentezza. Greenland, ragazzi, ci siamo riusciti. Siamo a Greenland. Andiamo a vedere Greenland. Maurizio, è orario di pranzo e noi siamo a Greenland. Un bello orario di pranzo a Greenland. Maurizio, che ne dici? È incredibile. Ci siamo riusciti in qualche modo. Ci siamo riusciti. Greenland! Greenland, è incredibile, siamo proprio a Greenland. Scusate le riprese, siamo sicuri che non arrivino, quello è, siamo all'interno. Cari amici, siamo a Greenland, adesso continuiamo ad esplorare, siamo a Greenland, la città del divertimento. Maurizio, di qua. Come ti dicevo prima, il metodo della carovana. Si utilizza il metodo della carovana, cioè continuare ad aggirare e stringere sempre di più. Aggirare e stringere. Così si vedono le cose più belle, perché aggirando e stringendo si arriva a poter vedere tutto, perché si parte dall'esterno e mano a mano si penetra all'interno. Aggirando e stringendo, il metodo della carovana è un metodo americano, dei pionieri americani. C'erano tante giostre, qui mi ricordo. Che bello! C'era anche la discoteca. Allora, è inverno, ma giornata di sole è incredibile. Giornata di sole e le giostre sono nostre. Guardate qui, c'è distruzione qui. È fallito. Sapesse quanta merda. Fallito il parco. È tutto distrutto. Fallito il parco. Così. Che bello. Totale. Andiamo subito alle giostre. Io mi metterei sulle giostre era sì. Un altro. Sì, sì. Questo fa capire, ma fa vedere. Dopo da qui? Fa vedere. Sì, sta tranquillo. Tue... Fa vedere che siamo a Greenland. Questo è Greenland. Si nota. Dai. Che bello. Bellissimo, era bellissimo. Bello. Questo era. Vuoi fare. Ah, lì c'era la panino fritto, mi ricordo che si andava a mangiare il panino. Ma certo, che bello! Ma adesso ci mangiamo il toast! Qui dentro? Sulle giostre! Cari amici,
Siamo a Greenland. Mariccio, che bello! Siamo a Greenland, il parco divertimenti. Cosa ci fate voi qua dentro? Greenland. Ciao Greenland, ciao bella Greenland. Torneremo presto. Ciao Greenland. Ciao Greenland. Torneremo presto Greenland. Ti faremo tornare come in vecchi tempi. Un bellissimo parco giochi. Dai. Ciao Greenland, ciao Greenland. La bella Greenland. E adesso, mentre sto assemblando i vari filmati, cosa c'è da notare? Una cometa, un'astra del cielo, una stella cometa, una stella cadente, scende, si vede. Mentre faccio il video al gioco delle montagne russe. Mentre si vedono il gioco delle montagne russe, si vede questa stella cometa scendere. E quindi esprimiamo un desiderio. Qual è il più grande desiderio, siccome è scesa lì in quel momento? Il più grande desiderio si riferisce a Greenland, la città del divertimento, che torni al suo antico splendore. Per il nostro divertimento, per il vostro divertimento, la grande rimonta di Greenland. Bellissimo. Cari amici, la bella Greenland, l'abbiamo visitata. Ed è bellissimo. Adesso andiamo Greenland, il parco giochi divertimento dagli anni 60 agli anni 90. Bellissimo. Abbiamo visitato per voi e sperando che torni come ai bei tempi. Le giostre. Le belle giostre di Greenland, le montagne russe di Greenland, guardate che bello. Vedete? Sperando che torni come ai bei tempi, siamo venuti a Greenland, il parco giochi. E queste sono le montagne russe. È bellissimo stare qua, perché questo è il nostro passato e la nostra infanzia, quando nel nostro pensiero c'era il divertimento. Adesso è già
concluso tutto, ma bellissimo stare qua. Guardate, guardate, guardate che strutture potrebbero tornare belle come un tempo. Guardate, che belle strutture potrebbero tornare belle come un tempo. Dovreste venire a ristrutturarlo, a metterci i fondi, a farlo diventare il nostro parco giochi, bello come un tempo. Vedete? Guardate che bello. Vedete i vialetti, le cassettine, dove stavano quelli per vendere i biglietti, i bigliettai, delle giostre, delle varie attrazioni. Quelle erano i casottini dove stavano a vendere i biglietti. E qui avremmo avuto ai tempi le nostre giostre, come d'altronde questo viale di qua, ad esempio, con le nostre giostre, le nostre attrazioni. Guardate che bello, è stato bellissimo oggi. Bello Greenland, guardate che bello, con le nostre giostre, le nostre attrazioni, bellissimo, bellissimo parco giochi. Andiamo, andiamo che il tempo scorre, uscita invece. Purtroppo abbiamo incontrato il custode, ma per fortuna ci eravamo persi e adesso ci siamo ritrovati. Qua c'è Gennaro Gelmini che si è salvato. Praticamente siamo entrati dallo stesso lato. Si è salvato per in via Giotto. Siamo entrati in via Giotto e siamo usciti poi su due lati diversi e ci siamo poi incontrati. Io e Maurizio, io youtuber Mauri, Capitano Barbadura, Gennaro Gelmini, siamo riusciti a venire a Greenland. Cari amici, siamo qua riuniti. Cari amici, missione compiuta. Ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a visitare Greenland, il parco giochi, Greenland Park, il parco giochi così bello dei tempi che furono, dagli anni 60 agli anni 90, 2000, un bellissimo parco che noi tutti, tanti di noi, tantissimi di noi venivano a divertirsi, perché il divertimento fa parte anche della vita, ci vuole il divertimento nella vita. Sì, è vero. Possiamo dire missione compiuta, è vero? Vero, missione compiuta. Gennaro Gelmini e youtuber Mauri, Capitano Barbadura. Capitano Barbadura, missione compiuta, Greenland. Vai! Un like. Cari amici, a presto, un like. Mi raccomando, non ci abbandonate. Gli amici, non ci abbandonate. C'è proprio da dire, ritorniamo a dire il grande Mauri, Capitano Barbadura, youtuber Mauri,
è riuscito a collegare gli youtuber tra di loro. Ognuno di noi faceva lo youtuber per conto suo. Beh sì, siamo riusciti a mettere assieme... Perché non era facile mettersi in contatto, perché c'era sempre qualche disguido e non era facile. Siamo riusciti assolutamente, e anzi è riuscito alla grande, youtuber Mauri, capitano Barbadura, a creare questi contatti tra youtuber e sta andando in maniera fortissima. Giusto, incredibile, qua c'è la funziona. Strada, qua c'è la strada, dov'è che passa l'automobile? Mauri, dov'è che passa l'automobile se qua c'è la strada? No, passa dietro di noi è passata un'auto in mezzo ai campi. Anche sì. Questo succede a Greenland. Saluto a tutti quanti. Saluto a tutti. Ciao. Ciao a tutti, al prossimo video. Al prossimo video. Che faremo un like, iscrivetevi al prossimo video. Faremo ormai l'anno nuovo, penso. Ma ormai adesso è già l'anno nuovo, già c'è. Vabbè, insomma, è inverno, però è una bella giornata di sole, quindi poi c'è poi la neve, le cose, però quando non nevicherà, quando ci sono queste situazioni che andrà bene, noi staremo sempre a filmare. Giusto. E naturalmente se poi c'è la neve alta così, insomma, siamo anche bene noi vicino a un calorifero un po' caldo a gustarci il caldo piuttosto che il freddo. Certo, ma però, adesso è una giornata che si poteva esatto, fare. Esatto, l'assenza di vento, il sole, la giornata invernale, ma l'assenza di vento, il sole, fantastico. Giusto. Niente, vi salutiamo, vi rimandiamo al prossimo video speriamo in bene di far sempre video migliori e niente. Speriamo un saluto e ciao. Buon Natale e buon anno a tutti quanti. Sì, sì. Auguri tante buone feste. Salve a tutti. Insomma. E partiamo, qua si entra, partiamo per le nostre escursioni. E questo c'è la nebbia di Milano.